Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi chiudiamo lo studio di questa 3 giorni europea con le partite di Europa League che si disputeranno domani. Stasera c'è la seconda giornata di Champions, domani cominciamo con l'Europa League in cui vedremo impegnate la Roma, il Napoli ed il Milan. Ci vediamo tutto subito dopo la sigla. Benissimo, eccoci di nuovo. Libraccio di metodo Stats4Bets che mandiamo qui sotto. Amazon mi ha avvisato che per il mese di novembre verrà messo in promozione quelle promozioni che durano un giorno, quindi ci sarà all'improvviso uno sconto sul libraccio che durerà per 24 ore. Quindi ogni tanto, quando vi capita su Amazon, andate a vedere nelle offerte lampo perché potreste trovarci il libraccio. Allora, ti attivo la visualizzazione dello schermo così vedi anche tu quello che vedo io. E ci troviamo, neanche a dirlo, come sempre, all'interno di OneFootball. OneFootball è un'app gratuita, trovi il link per scaricarla sotto nella descrizione. Europa League di domani, 5 novembre, Roma contro il Cluj. Poi vediamo un po'. Il Napoli va in Croazia, non so pronunciare il nome della squadra, mentre il Milan, eccolo qua, ospita il Lille per una partita che non si preannuncia per niente facile. E poi venerdì già ci abbiamo Sassuolo-Udinese, quindi sì, già domani, mentre gioca l'Europa League, farò un nuovo video per cominciare la Serie A. Allora, vediamo un po'. Anche un po' di quote per capire queste italiane come vengono viste in Europa League. Allora, vediamo un po'. Qui ci abbiamo il Napoli, sicuramente favorito, molto, molto bassa la quota del Napoli, anche perché il Reisca finora ha fatto un gol, ne ha subiti 5, quindi vabbè, Napoli che dovrebbe andare in Croazia a vincerla senza troppi problemi. Roma con il Cluj anche è bassa, però finora il Cluj non è andato poi così male. 4 punti, ha battuto una delle sue avversarie. Vediamo se ha battuto il Lo pareggiato con lo Young Boys e ha battuto il CSKA Sofia, che invece a Roma non era stata in grado di battere. Fin troppo bassa la Roma, non mi piace molto. È una partita in cui viene dato l'over. Non lo so. Secondo me un paio di gol sì, Roma sì, perché la quota è bassa, però se uno si vuole prendere un rischio, qua ci mette il gol della squadra rumena, perché la Roma in coppa c'ha sempre questi piccoli sbandamenti, altrimenti diciamo che dovrebbe essere favorita. Milan contro il Lille, questa è la partita probabilmente anche tra le più combattute tra queste che abbiamo visto delle italiane. Il Milan in questo momento è veramente difficile andare di contro perché vince sempre ed è in ottima, super ottima forma. Non so se Pioli farà un po' di turnover, farà riposare qualcuno, se Ibra continua a stare in campo, difficile dirlo, però io a 1,70 me la rischierei pure la vittoria del Milan. Per stare tranquilli, immaginerei una 1x con non tanti gol, under 3,5. Secondo me può essere una buona interpretazione. Quindi o uno secco oppure 1x under 3,5. Tutto il resto della Europa League, come ti ho detto altre volte, non lo analizzo perché ci sono tante squadre che non conosco. Non so se poi mettono le formazioni titolari oppure no, non lo fanno neanche le italiane, quindi potrebbero non farlo tutte le altre, quindi è semplicemente uno studio che non avrebbe senso per i miei parametri. Ci vediamo domani che comincia la Serie A e ti ricordo che sotto in descrizione trovi il link comparatore bonus perché ce n'è uno che offre il 100% fino a 100 euro per tutto il mese di novembre, che diventa a
ragion veduta, uno dei migliori bonus di benvenuto che trovi sul mercato. Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video.